Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana a tutti. Allora Carlo, prima di passare alle domande di mercato, che come immagini oggi sono diverse, la prima domanda che ti faccio, anzi che ti arriva da un nostro ascoltatore, è su Stefano Pioli un po' al momento, perché ti chiedono: Carlo, credi che Pioli in questo momento abbia il polso della situazione? Ma più che credere, voglio credere, perché come ho messo sul mio canale YouTube, proprio è nessuno, ho fatto lui o nessuno, è lui, io l'ho paragonato a Ulisse nel mare di Scilla e Cariddi, che da una parte c'erano un mare che avvolgeva le navi, dall'altra parte c'era Scilla che mi sembrava fosse un mostro. Quindi o come Ulisse ci porta fuori lui dai marosi e dalle trappole di Scilla e Cariddi, altri non ce ne sono. Quindi per lui è una prova e ci auguriamo che sappia superare anche questa prova. Attenzione, non è un Milan in crisi decadente da mesi, è un Milan che ha sbagliato purtroppo 3 partite ravvicinate e purtroppo l'ultima senza giocarla, perché se il Milan avesse perso, ipotesi, 1-0 con l'Inter, magari con qualche occasione con l'Inter avrebbe meritato magari di vincere uguale, dice ho perso una partita. Se tu non giochi una finale contro l'Inter di Supercoppa, questo è veramente preoccupante. Quindi è in grado, deve essere in grado, fa parte della sua crescita per essere un grande allenatore, perché però voglio dire, la situazione non è bella perché sono brutte partite recenti, ma non è anche un Milan che non vince da 7 partite. Insomma, ci auguriamo che io domani non voglio un risultato positivo, ma voglio soprattutto un Milan compatto, cioè un Milan che soffra il giusto, una squadra. Ecco, che non prenda gol magari. Prego? Che non prenda gol magari. È fondamentale che non prenda gol, esatto, una delle cose che non prenda gol. Quindi ci affidiamo a Pioli, è la nostra... Non possiamo parlare con i giocatori, sì, ci vanno in campo i giocatori, sì, però è Pioli che deve capire come metterli e chi. Sì, anche perché credo che i giocatori debbano un po' ritrovare anche sicurezza, no? Li ho visti un po' insicuri, soprattutto contro l'Inter, ma anche con il Lecce, no? Tante parole, ad esempio, su Tomori. Io non credo che Tomori sia questo, assolutamente, però bisogna ritrovare forse proprio un po' di sicurezza. Sì, un po' di fiducia, sicurezza, buttarsi nel fuoco sapendo di non bruciarsi. Adesso si bruciano guardandolo addirittura il fuoco, quindi anche sul piano psicologico non bene, a meno che, diciamolo sottovoce, magari non siano stati corretti i lavori sulle gambe del mese di dicembre. Non lo so io se magari risentono ancora di carichi non ancora smaltiti, non ho idea, perché sai, quando tu le gambe sono stanche, poi cioè abbiamo visto Kalulu, se sbagliasse solo Kalulu va bene, anzi va male. Kalulu mi fa l'errore con la Indome, mi ripete l'errore contro il Lecce, chiudiamo. Tomori fa lo stesso errore di Kalulu, non tanto nel gol subito da Lautaro, ma quando fa nel primo tempo questo passaggio diagonale a un giocatore dell'Inter piantato lì, sì, un passaggio che ha sorpreso non solo il giocatore dell'Inter, ma anche noi, e non è Kalulu che dice, Kalulu continua a fargli. Quindi sono due giocatori totalmente diversi che fanno lo stesso errore, quindi bisogna capire, ma però io sinceramente continuiamo a farci questa domanda, la fame, le gambe, la te, e ci annoiamo anche noi. Sì, no, ma infatti credo che forse un po', diciamo, tutto l'insieme, un po' tutto l'insieme. Ma a proposito di non prendere gol, Carlo, un ascoltatore ti chiede se secondo te è possibile vedere un qualche cambiamento tattico. Anche in conferenza oggi è stato chiesto al mister, magari un centrocampista al posto del numero 10. Sì, ha detto no. No, ad Antonio Vitiello no. Vediamo. Io
non sono così sicuro che non metta magari il Pobega della situazione lì. Infatti, questo è il mio dubbio. Non credo che metta Selemaekers Diaz, Leao Giroud, e se lo metterà vuol dire che ha valutato e ha deciso e si prende le responsabilità, perché l'allenatore Quindi lui. un Leao Diaz Messias come con l'Inter lo escludi? Tendi a escluderlo? Al 100%. Al 100%. Questo mi conforta. Ma passiamo alle domande, Carlo, su Nicolò Zaniolo, perché ovviamente sono diverse. Oggi ti chiedono innanzitutto se il Milan è interessato al giocatore. Milan è interessato al giocatore. Milan è interessato al giocatore in generale. La domanda la porrei diversa. Il Milan è interessato al giocatore. Oltre che a giugno, anche a Ad gennaio, in questo esatto momento, sì. lì non so tanto rispondere. Lì bisogna vedere, dipende anche dalla Roma. Allora, Milan 35-40 milioni per Zaniolo non li spende. Non li spende adesso e non li spende a giugno. A giugno manca un anno. Chiaro che se la Roma avesse offerte vere, bisogna vedere innanzitutto il giocatore vuole venire a Milano, Sì. non vuole andare all'estero. Quindi devi mettere tutto insieme il puzzle e poi vedere cosa viene fuori. Il giocatore non vuole andare all'estero. Ho saputo, oggi è venuta fuori una notizia che il Tottenham metterebbe dentro Gil nella trattativa. L'hai letta? No, questa me l'ero persa, però so che appunto il giocatore non gradisce troppo l'estero. No, ma indipendentemente da quello, mio figlio, che conosce bene la situazione del calcio inglese e anche del Tottenham, mi ha detto che Gil vuole solo andare in Spagna. Quindi dicono tante cose senza sapere mai nulla. E avrebbe offerto Gil. Vedremo se sarà così. A me risulta che Gil vorrebbe andare in Spagna. Poi magari cambia idea a Roma, non lo so. Quindi il giocatore vorrebbe venire. Ora bisogna vedere se il Milan, dando 1,5-2 di prestito oneroso, come ha fatto per Tomori, dopo lunghe discussioni i 25 sono diventati 28, ti Sì, ricordi? sì, sì, Con sì. l'obbligo, Sì. con l'obbligo. Quindi bisogna vedere se la Roma vuole 30-35 e il Milan si ripresenta ad estate con le stesse chance, offrendo ancora penso 20-25, e quindi magari non lo so, bisogna vedere se il Milan affonda il colpo o meno e se la Roma è d'accordo. Il giocatore vuol venire, a Roma non vuol più stare e la Roma si troverebbe qui 6 mesi un giocatore, boh, già che la piazza non. Cioè non vedo l'utilità per la Roma di tenersi 6 mesi Zaniolo e prendere gli stessi soldi che eventualmente il Milan. Certo che se poi viene fuori che il Milan gli voglia dare 7-8 milioni, vabbè, allora non parliamo del nulla. Certo. Ma credo che debbano venirsi un po' incontro le due società, Carlo. Non so se per... No, 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 Beatrice. No. No, no. La prima cosa, se il Milan vuole intavolare una trattativa Beh, adesso, sì, certo, cioè andrei un passo prima. ma infatti è Perché questo, cioè per... andare incontro vuol dire che si comincia a parlare. E si va o non si va incontro, ma se non si comincia a parlare, non si va né No, dalla ma parte. infatti volevo chiederti, per averlo a gennaio, un Deve diritto di... esserci la volontà del Milan di abolirlo a gennaio, primo punto. E dopo allora, calcolando che la Roma ha quei problemi, calcolando quello che vuole la Roma, calcolando Zaniolo che vorrebbe venire a Milano, e allora si può entrare. Ma se il Milan, con Zaniolo che vuole venire a Milano, con i problemi della Roma, non fa la trattativa perché dice Ah, adesso a gennaio non certo. ci interessa, Si chiude lì. se il Milan sarebbe un peccato perché ogni anno vogliamo un giocatore forte. De Ketelaere per adesso non c'ha, non sta mantenendo le promesse. Se prendessimo Zaniolo, ecco che mettiamo, sperando che Zaniolo risponda alle richieste e a quello che ci chiediamo a lui. Potremmo mettere un 2022-23 scusa, sì, il 22-23 ha sicuramente Zaniolo in attesa di tutti gli altri. E Certo. così si mette un altro tassello.
Anche perché, per esempio, uno Zaniolo Benasser Tonali, partendo da destra, con un 4-3-3, non è brutto come centrocampo, con magari a destra chi vuoi tu, Giroud e Leao, e magari provare anche a far partire da lì De Ketelare, per esempio. Non sarebbe proprio una cosa brutta. Beh, certo, se il giocatore si dimostra valido, cambi anche il livello. Cioè, con uno Zaniolo vero, il Milan è migliore di prima? Sì. Con lo Zaniolo Quindi. vero, sì, assolutamente. Ah, non voglio sentire però alla testa è vivace, sempre infortunato, perché sono gli stessi che mi hanno rotto le scatole di non prendere Dybala perché è sempre infortunato. Mi hanno stancato. Chiaro? Mi hanno stancato. I se anche Mbappé direbbero sì, però è un giocatore troppo personale. Poi rovina lo spogliatoio. Anche Mbappé mi direbbero "bah però". Quindi non ne voglio sapere, perché se ci lamentiamo di tutti i giocatori, Ziyech, la continuità, quell'altro, un'altra cosa, diventiamo matti. Allora sceglietelo voi, prendete la testa di questo, il corpo dell'altro, il piede di questo qua, la mentalità di questo, ma non difficile. O andiamo come il gabinetto del dottor Mabuse che facevano gli uomini così costruivano in laboratorio, non si può. Basta coi sei, coi ma anche per Zaniolo. Dybala sì, ma è sempre infortunato. E allora prendiamoci quelli che abbiamo. E allora. Carlo, io ti ringrazio, Esatto. ti do Fossero appunto. carichi così i giocatori del Milan domani sera. Questo è molto vero, questo è molto molto vero. Ma ti ringrazio, ti do appuntamento non a domani perché appunto Perché? Ma perché? No? si gioca, Perché? si gioca come sempre, match day, filo rossonero non c'è, però ci risentiamo mercoledì alle 19, sempre su questo canale. La domanda Fragezeichen, che in tedesco vuol dire punto di domanda, ma con la stessa carica? Das Speriamo. ist eine Frage. Questa è la domanda. Speriamo di sì. Ciao Carlo, grazie. Ciao.